comuni più piccoli della Valnerina, Norcia, Cascia, i piccoli comuni, poi Gubbio, Umberti e poi il terremoto, quello più esteso e anche più pesante per l'impatto che ha avuto sulla popolazione del 1997, dove c'era Assisi, insomma, anche simbolicamente, ma poi i territori di Foligno e dei comuni anche lì dell'area della Valnerina, e con un'estensione anche della popolazione molto più significativa, perché era un'estensione di oltre 30.000 persone che nelle prime fasi, e molte di queste poi hanno vissuto l'esperienza anche un po' lunga delle tende, dei container, delle case di legno. Era un terremoto nell'autunno, quindi con l'inverno già sull'Appennino, e quindi bisognava fronteggiare anche l'impatto immediato. Sicuramente quello che vedete qui è figlio anche dell'esperienza, perché poi sulle calamità naturali purtroppo ci si fa l'esperienza anche vivendole, forse anche la qualità che l'Umbria ha raggiunto nell'organizzazione della protezione civile, sia del personale che è indipendente delle amministrazioni, quindi della regione, delle province e dei comuni, e della protezione civile regionale all'interno della regione, sia la grande rete poi delle associazioni di volontariato inserite però all'interno della protezione civile, quindi un modello organizzativo, gestionale anche del volontariato di protezione civile, è figlio anche di questa esperienza che noi abbiamo fatto, e anche delle modifiche normative nazionali. L'Emilia Romagna, adesso io vengo, ho incontrato il presidente della regione Emilia, abbiamo discusso, no, nei mesi scorsi moltissimo di questo decreto. Purtroppo la regione Emilia Romagna si è impattata anche con una, che cosa significa modificare una normativa nazionale sulla protezione civile, spesso facendola non sempre tenendo conto di che cosa significa gestire le emergenze, i poteri immediati che devono essere disposti in capo alle regioni, in capo ai sindaci. Se c'è una cosa che l'Emilia sicuramente potrà fare anche meglio della nostra esperienza, che è stata comunque un'esperienza importante e positiva, è che qui ci sarà un tessuto delle istituzioni locali, cioè la regione, i comuni, che saranno in grado insieme al governo nazionale, ma con un ruolo e una funzione centrale dei comuni e anche delle comunità locali in tutta la fase, oggi dell'emergenza e poi della ricostruzione. Questo è un tema, pochi giorni fa è venuto in Umbria il ministro Barca, che è delegato per l'Aquila, nella ricostruzione dell'Aquila, è venuto a vedere l'Umbria e le Marche, proprio perché la differenza, anche per velocizzare la ricostruzione, per rimettere in condizione i cittadini di rientrare nelle loro case, e qui avete una variante che l'Umbria non ha vissuto e non l'ha vissuta con questo impatto, che è quello delle attività economiche e produttive, e quindi di danni che hanno a che fare con il lavoro anche delle persone e con l'economia non solo della vostra terra ricchissima, ma dell'Italia, e questo sicuramente necessiterà anche di interventi specifici che hanno a che fare con l'industria. Però il ruolo delle istituzioni locali è un ruolo centrale e fondamentale. Dall'altro campo, qui ovviamente c'è una solidarietà delle istituzioni, ma c'è anche una professionalità della protezione civile tutta, e quindi e anche dei volontari, perché le squadre che si stanno succedendo insieme al personale dipendente delle amministrazioni è molto personale anche di volontariato e delle associazioni di volontariato. Quindi io ringrazio anche veramente tutti quelli che sono qui, nostri dipendenti e nostri volontari. Collaborazione che stiamo cercando di offrire anche alla regione Emilia-Romagna, alcuni dei nostri tecnici che hanno poi seguito con negli anni anche la fase operativa, perché questo sarà fondamentale per i comuni, per le comunità locali, di poterlo fare anche accelerando, di poter far tesoro anche di quello che noi abbiamo sbagliato e degli errori fatti, perché possano servire invece a correggere e andare più veloci nelle risposte. Ovviamente servirà un impegno anche del governo nazionale, perché la ricostruzione ha bisogno di risorse e ha bisogno anche di strumenti normativi, legislativi, che velocizzino e rendano rapide le procedure per consentire il rientro delle persone nelle case. E dall'altro lato,
comprendiamo, insomma, vedendo il campo, credo poi i nostri volontari, capiamo l'impatto che ha anche sulla popolazione, sulla coesione sociale, quindi c'è un'attenzione se questo può essere da mettere anche nella tenuta, perché il terremoto comunque crea sempre un impatto psicologico molto forte, molto profondo, quindi ci sono anche delle cose immateriali che vanno curate, non solo quelle fisiche e materiali, non solo le case, non solo le aziende, ma insomma anche la cura delle persone, a cominciare dalle persone più anziane che forse ancora di più vivono questo impatto di trovarsi in una situazione di disagio che può durare per un certo periodo di tempo. Noi siamo a disposizione, lo siamo, come abbiamo fatto e detto anche al Presidente della Regione, ovviamente come Regione, per tutto il supporto che possiamo dare, e lo siamo anche con la rete della Protezione Civile e del Volontariato, che è di grandissima qualità, anche di grande motivazione, perché qui non basta solo avere, insomma, chi ci vuole motivazione, ci mettono l'anima, credo che lo hanno dimostrato, quello che mi avete detto, ma insomma non avevo dubbi, quindi grazie davvero a tutti i ragazzi e speriamo anche che le norme ci aiutino e ci assistano a disposizione anche delle regioni per tutelare e strutturare il personale della Protezione Civile, perché questo ci si ricorda solo nei momenti dell'emergenza, invece bisogna tenere i fari accesi nelle condizioni di normalità, perché sennò è difficile gestire anche l'emergenza. Quindi in bocca al lupo, auguri, e vi siamo anche vicini. E grazie. Grazie. Ringrazio, oltre che la Protezione Civile dell'Umbria, anche l'Associazione Nazionale Carabinieri, che grazie a voi che fate un lavoro nobile, egregio, perché controllano il territorio, possiamo dirlo, controllano il territorio qui nel campo, ed è un lavoro indispensabile anche questo, proprio perché dobbiamo vivere tutti con serenità, anche perché sono, danno fiducia, diciamo così, creano fiducia tra le persone, voglio dire, ci sentiamo protetti in qualche modo, in questo, il contributo dei volontari, grazie a tutti, grazie per essere venuti, ci aspettiamo ancora, San Prospero, grazie dei bellissimi fiori, grazie a tutti.